all'interno del convegno sull'invalidità civile, quindi riprendiamo le fila. Sto facendo questo anche per le telecamere di Liberi TV, perché poi manca se no il collegamento, e siamo all'interno di questo forum internazionale della salute 2018, quindi mai occasione fu più idonea di questa. Gli argomenti trattati sino adesso sono stati molto interessanti. Adesso con la dottoressa Silvana Campisi parleremo della medicina rigenerativa, quindi un tema forte, importante, e capirete quanto importante sia anche per il concetto dell'invalidità civile. Prego, dottoressa Silvana Campisi, grazie. Prima di tutto grazie Camilla. Volevo ringraziare la dottoressa Sozio, che è stata gentilissima a permettermi questo intervento e l'intervento di tutta l'Accademia a questo Summit, e soprattutto la dottoressa Claudia Corinna Benedetti. Certo, perché una persona speciale, particolare, che non so con quali parole ringraziare, non ci sono parole davanti a Claudia, lo sappiamo tutti chi è, ecco. No, è vero, è la verità. Te lo meriti. Allora, siamo qua a questo forum a parlare dei trattamenti con le cellule rigenerative mesenchimali per combattere la disabilità. Noi facciamo parte di un'accademia, Accademia di Biomedica Rigenerativa, che si occupa di bioterapie, che usa le bioterapie per curare le malattie. Ecco, fra l'altro a questo, come oggi, partecipano la dottoressa Fossati, la dottoressa Laporta, chirurgo plastica. La dottoressa Fossati è una ematologa, la dottoressa Laporta è una chirurgo plastica, è stata l'assistente prima, che ne dicano tutti i giornali, del professor Santarelli nel trapianto di faccia, per cui la qualifica di ognuno dei nostri collaboratori è questa. Rossana fa parte della nostra equip da quasi 10 anni, e poi c'è il dottor Spinapolici, che si occupa sia di ginecologia in generale sia di un nuovo campo ginecologico che si occupa dell'estetica ginecologica, che va moltissimo. Poi c'è l'avvocato Fabio Valerio, e l'avvocato, non so perché lo chiamo, oggi dico avvocato, ma il dottor Fabio Valerio Sciarretta, che è un ortopedico che lavora all'Avanguardia, con cui abbiamo riparato delle anche, delle ginocchia, dei tendini e così via. Allora, le perplessità che abbiamo avuto davanti l'invito di Claudia. La medicina rigenerativa può essere di aiuto nella disabilità? È quello che ci siamo posti. Come ci poniamo noi scienziati, cioè nel senso che facciamo scienza, e operatori sanitari nei confronti della disabilità? Quali sono i problemi con cui confrontarci a livello scientifico, organizzativo e di legge? Perché noi questo siamo. Vediamo. Questo potete leggere una frase che caratterizza la medicina traslazionale, medicina rigenerativa, quello in minuscolo. Se avessi un'altra vita, mi piacerebbe dedicarmi alla chirurgia induttiva, realizzando le condizioni affinché il nostro corpo possa ricreare le proprie cellule e tessuto. Questo lo diceva un premio Nobel, Murray, nel 90, e in effetti siamo arrivati quasi del tutto a questo, perché delle terapie fortemente innovative, che sono con alto contenuto tecnologico, ci stanno portando a rielaborare il concetto di medicina tradizionale.
lo sviluppo poi della bioingegneria, dell'ingegneria dei tessuti, apre queste nuove prospettive alla realizzazione di questa medicina biologica rigenerativa, che impiega, come ho detto, le terapie cellulari per riparare i tessuti danneggiati. La biologia rigenerativa invece identifica le diversità cellulari e molecolari poi per andare a colpire il punto esatto. Le frontiere più innovative sono rappresentate sicuramente dall'utilizzo e dalla possibilità di utilizzare le cellule staminali. Un attimo solo, vi vorrei soffermare la vostra attenzione sull'uso delle cellule staminali. Noi non parliamo di cellule staminali tout court, oppure ci sono due tipi di equivoci. Uno che parla di cellule staminali, noi usiamo cellule rigenerative, staminali rigenerative, che sono delle cellule adulte già avviate e che, no, che possono poi tornare indietro, andare avanti, lavorare, ma non sono le cellule staminali autentiche, che sono esclusivamente quelle embrionali e basta, non ce ne sono altre. Queste sono delle cellule che, come nicchie, si vanno a, sono in tutti i nostri tessuti e che noi andiamo a cercare perché possano ricreare quel tipo di tessuto o un altro anche, però tessutali in genere. Tessuto che può essere midollo, che può essere osso, che può essere grasso. Le terapie, poi un'altra cosa vorrei aggiungere, siccome l'estetica adesso la fa da padrona, perché tutto questo voi non sapete che cosa vuol dire mettere su un centro di medicina rigenerativa, è una cosa molto difficile. Un centro di medicina estetica nel giro di 6 mesi si arriva al top. Ma seriamente, perché è questo che la gente vuole. Spesso però vengono ingannate le persone, e non ho difficoltà a dirlo e a dimostrarlo, facendo uso di prodotti che vengono venduti come cellule staminali, che vengono dati come cellule, come per esempio i fattori di crescita delle piastrine. Non sono cellule staminali, sono fattori di crescita che derivano dal sangue, dalle piastrine, e che vengono iniettati come fattori di crescita, lo dice la stessa parola, per le staminali quando arrivano, secondo che genere vengono. Siccome in genere vengono usate nella faccia, in tutti i posti, così, è bene saperlo, non sono cellule, non sono staminali e non sono neanche cellule. Quindi le terapie in uso e consolidate, è chiaro che noi quello che usiamo è, e qui ci sono, non ve li sto a leggere, sono tutte regolamentate dall'AIFA, dall'EMEA, ora EMA, da tutti, ci sono tutte queste agenzie che sono internazionali e mondiali a cui noi facciamo riferimento come linee guida e da cui noi non ci discostiamo. Per cui non possiamo farlo nei laboratori, negli ambulatori normali, negli studi medici, ma solo in ambulatori chirurgici, per cui poi vedremo uno dei motivi per cui, che sono i nostri problemi, le nostre problematiche sono i costi, perché una cosa è fare lo studio medico, una cosa è andare in un ambulatorio chirurgico. Allora, questo abbiamo visto che cos'è. Ci sono numerosi aspetti scientifici da studiare, da vedere, per adattarsi, per usare queste bioterapie. Però in genere queste bioterapie arrivano a dare una restituzio ad integrum ai pazienti che sono offesi. E quindi
è una cosa veramente molto interessante. Ed ecco come può rientrare nell'aspetto di oggi, nella discussione di oggi. La sclerodermia è una delle malattie che la dottoressa Sozio in particolare ha seguito, tutte le famiglie, sono venute alla nostra osservazione una serie di pazienti. Questa, non so se voi conoscete questa malattia, al di là di Maria Pia, che purtroppo la conosce molto bene, è una malattia cronica del tessuto connettivo, multifattoriale, vuol dire che prende tanti punti del corpo, e c'ha una patogenesi autoimmunitaria, quindi è autoimmune, contro se stessa l'organismo funziona, e c'ha delle alterazioni del sistema immunitario con disfunzioni endoteliali, cioè dell'endotelio del corpo, la parte esterna, e progressivo accumulo di tessuti fibrosi. Il tessuto fibroso sono quello che noi vediamo, le cicatrici, noi le vediamo all'esterno, questo stesso qualità di tessuto si riforma all'interno, sotto la della cute e degli organi interni. Questa è la cosa molto grave. Naturalmente, che cosa provoca? Un irrigidimento dei tessuti ingravescente, perché va a aumentare, e debilitante, e quindi siamo veramente, rientriamo in oggi, e queste le difficoltà che incontra una persona ammalata di questo genere sono enormi, perché sono difficoltà a parte di relazioni, perché è chiaro che non ti relazioni facilmente con una persona così, non puoi lavorare perché le mani non si muovono più, la faccia non si muove, hanno difficoltà motorie, quindi psicologiche e relazionali. Considerate che perdono saliva, cioè brutto a dirsi, ma questa è la realtà, e quindi anche la relazione con altri diventa veramente difficile. E quindi uno di questi casi è venuto da noi dopo un tentato suicidio, una donna di 50 anni. E mi è stata portata da un medico di famiglia. E questa aveva problemi psicologici, appunto, molto gravi, a causa sia della deformazione del volto e delle mani. Aveva le mani così. E anche le altre pazienti, in genere predilige questa malattia alle donne. Questa è una parte del volto che lei non solo acconsente, ma desidera che venga pubblicato, di questo volto di questa paziente. Queste sono le mani, che per rimanere così, come vedete, sono sopra un cuscino che le tiene aperte, perché da sole non venivano aperte. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo effettuato un trattamento a prova con il tessuto destrutturato autologo, cioè abbiamo preso un pezzo di tessuto vicino alla, abbiamo preso da dietro l'orecchio esattamente, vicino alla bocca, giusto per farla contenta, perché è vero che viene usato ora qualche volta anche il tessuto adiposo, però mai era stato fatto con un tessuto dermico, che è molto più dinamico, non c'è da fare la liposuzione, non ci sono ricoveri, insomma, è più semplice, attuabile. Abbiamo detto proviamo, perso per perso. E prima l'abbiamo anche preso, ecco, in zona inguinale anche.
Questo tessuto, elaborato, destrutturato con una macchinetta apposita, è stato infiltrato in via sperimentale anche nelle mani, semplicemente perché ci è avanzato, quindi è stato un caso. Ce n'è rimasto tanto e abbiamo detto proviamo a metterlo nelle mani. Questo è il tessuto e se vedete, non so qui se vedete questi cerchietti, questo vedete è il tessuto fibroso. Questo è il tessuto che c'è dentro, non sono all'esterno, questo è dentro, così che si presenta il tessuto. Quindi vedete come, che spessore e che difficoltà c'è nel movimento e nelle attività motorie. Noi sappiamo che da una cellula mesenchimale, che sono che vengono dal mesenchima, queste che vi ho detto rigenerative, possiamo... messe in coltura, è quella verde che vedete giù, e possono diventare opportunamente trattate linee differenti. Quella in alto a destra sono cellule del grasso, quella in basso, se vedete per così, è una trabecola ossea. Tutto proveniente dalla stessa cellula. Qua abbiamo messo fattori di crescita per il grasso, qua per l'osso. Per cui questa è la dimostrazione che quello che vi ho detto, che le cellule rigenerative, quando sono prese dalle nicchie, dove rimangono per favorire un turnover alle cellule normali, diventano quello che noi ci aspettiamo che diventino. Questo è normalissimo, io l'ho fatto al Sant'Andrea, che è un centro non di ricerca sicuro. E la paziente, ritornando un attimo indietro, quindi questo è il razionale scientifico, quello che abbiamo visto prima è il razionale scientifico per cui abbiamo fatto questo trattamento, non è stato una sperimentale così a follia. La paziente dopo un mese ha mostrato una mobilità dei muscoli del volto è abbastanza notevole, è diventata, non ho messo per non allungare troppo il volto, è diventata quasi normale. La paziente, dopo un mese, ho ricevuto una telefonata sua, ve la racconto velocemente, ma è andata proprio così, in lacrime, perché lei diceva non ho più formicoli, mi muovo, raccolgo le cose da terra e le prendo. Perché siccome la parte psicologica è molto importante in questi casi, veramente eravamo abbastanza diffidenti. L'abbiamo mandata a fare una capillaroscopia, perché almeno da un punto di vista strumentale volevamo delle verifiche. E in effetti, altra telefonata di follia, in cui io all'inizio non capivo perché questa gridava e piangeva, perché quando l'abbiamo mandata a fare questa capillaroscopia presso l'ospedale Pertini, senza dire chi fosse, quindi mandandola assolutamente in incognito, diceva che c'erano nelle aree avascolarizzate, c'erano ancora quadri di desertificazione capillari, però c'erano i capillari a corna di cervo ed è possibile osservare numerosi tentativi di riparazione, cioè si era formato piano piano una nuova circolazione reale. La paziente dopo qualche mese ha lavorato. La paziente si è sposata a maggio dell'anno scorso, adesso ha una vita, non dico normale, ma felice, e lavora soprattutto. Fa la babysitter e ha una mobilità normale, reale. Ora,
E non è solo lei, come lei tante altre che abbiamo trattato. Non è facile. Vi spiego perché tutto questo, perché l'abbiamo potuto fare, perché ci sono l'abilità di queste cellule di modulare il sistema immunitario, ci ha aperto questa strada a questo trattamento. Però, va bene, forse le cellule rilasciano, non è che vi interessi molto il motivo, forse rilasciano dei fattori di immunosoppressivi, forse no, questi sono tutti discorsi che noi ci dobbiamo vedere piano piano. Ma che cosa sono? Le problematiche che ci sono arrivate a questo punto. Partendo da queste, i costi elevati, ecco l'attualità di oggi. I costi elevati, i materiali non sono supportati dal sistema sanitario nazionale. Ogni sistema di questo viene, questo per purificare le cellule, ci viene a costare 2.000 euro. 2.000, senza parlare dell'affitto della clinica, delle altre medicine, non viene meno di 4.000-5.000 euro. Ora, pensate voi che tutti possono affrontare questo genere di spesa? Non credo. Sono andata al ministero a questo punto, perché oltretutto ho detto, non vorrei che fosse pure che mi dicono che faccio tipo stamina, no, non si sa mai. E quindi ho chiesto una riunione e mi hanno dato la possibilità di continuare, mi hanno detto no, continuo, puoi lavorare off label, però puoi continuare. E questa è una parte di una problematica. Poi che cosa c'è? Cosa esplode a questo punto quando tu hai una vittoria? Le lotte con i gruppi di potere. I gruppi di potere sono gli scienziati veri, quelli seduti in cattedra, che non vogliono dividere con te nulla. E se per disgrazia tu arrivi a fare qualche cosa, te la bloccano, perché sono i detentori dell'unica verità scientifica. Per cui io non dico di fare le cose alla stamina, perché sono d'accordo che è sbagliatissimo, però seguendo delle regole che ci sono e che le linee guida esistono, tu puoi fare, puoi andare avanti, se non che c'hai questi personaggi soloni della scienza, seduti che non fanno niente tranne che chiacchiere e che ti bloccano. E poi c'è alla base di tutto una cattiva diffusione della conoscenza. Questa è, perché se tu potessi arrivare al pubblico, cambieresti tantissime cose. Vi faccio come ultima cosa un esempio immediato. L'ortopedia, non è mai stato possibile arrivare ad agire e a lavorare con gli ortopedici, perché forse non ci vuole molto a capire, ci sono le protesi, giusto? E di conseguenza. Però esiste qualche cosa che esiste molto in America e in quel genere di legge, che da noi non esiste anche come cultura, cioè i movimenti che provengono dal basso. Le famiglie, i pazienti richiedono delle cose differenti. E ci hanno richiesto le cellule, per cui adesso gli ortopedici lavorano con le cellule oltre che con le protesi. Ecco, come può la conoscenza reale cambiare la realtà? Il nostro ruolo qual è? Ci siamo chiesti. Allora la risposta è una sola: la cura. Grazie.